Numero 1 Petrus, numero 2 Pepitasco, numero 3 Paquita Io, numero 4 Pari Damasco, non corre il numero 5 Pablo Dete, con il 6 Pasubio, con il 7 Pandemonio AC, seconda fila per l'8 Prataline, il 9 Pegasus. Gioco orientato su Pepitasco, 2.09 la quota, quando i cavalli vanno in partenza. Allo stacco Pepitasco all'interno, con all'esterno il tentativo di Pari Damask che la sopravanza e si pone al comando con allargo Pasubio, alla corda rimane Petrus in terza posizione. Si va così lungo la piegata con Pasubio che va lungo su Pari Damask e lo impegna e cerca di sopravanzarlo, cosa che riesce alla fine della piegata, così i 400 metri di corsa che vanno in 29.6. Ci troviamo con Pasubio al comando nei confronti di Pari Damask, la via del largo che è presa ora da Paquita Io, che a sua volta va sul leader, quando i 600 metri di corsa vanno via in 46.4 con ancora l'attacco di Paquita Io nei confronti di Pasubio. I due in lotta lungo la seconda curva con sempre Pari Damask alla finestra della corda, poi ancora un pochino più indietro c'è il numero 8 di Prataline. 800 in 1.3 appena abbondante, Prataline che va in terza corsia e cerca di risolvere la partita quando il chilometro viene passato in 1.18.4. Prataline che ora è la nuova leader quando mancano 500 al traguardo, due d'immagine nei confronti di Pasubio che all'interno riesce a far valere la posizione nei confronti di Paquita Io, i tre quarti di miglio con ancora il comando Prataline, dal fondo del gruppo emerge Pandemonio C mentre c'è la squalifica per Paquita Io. Si va così all'ingresso in dirittura d'arrivo con Prataline che ha quattro lunghezze di margine nei confronti del resto della compagnia, dalla quale prova comunque ad emergere il numero 7 di Pandemonio C, Pandemonio che guadagna qualcosa su Prataline che deve trovare il palo, Prataline e Pandemonio, ma Prataline si salva agevolmente da Pandemonio C per il terzo Pepitasco. 2.5.5 per Prataline e Antonio Masciullo, 1.18.5. Il tempo al chilometro, 3.05, la quota al totalizzatore, ha risolto la partita proprio ai 600 conclusivi. Prataline, per i colori del signor Bruno Marcangelo, e il tren Lucio Becchetti, che è venuto così ad avere la meglio nei confronti di Pandemonio C, che alla fine può essere solamente secondo, mentre per il terzo c'è Pepitasco. 8.72, l'ordine di arrivo provvisorio di questa prima corsa.